Poche vere occasioni da gol nella sfida abruzzese tra Notaresco e L'Aquila, ma due legni colpiti. Mister Bruno schiera 8 undicesimi della trasferta pareggiata ad Ascoli, compreso Bomber Belloni. Nell'undici iniziale di Cappellacci c'è posto per Origlio, eroe domenica scorsa con un gol e due assist da subentrato, e torna il 19enne Walì. Nel primo tempo il primo pericolo arriva da una punizione di Pietrantonio, ma gli avanti del Notaresco non inquadrano la porta. L'Aquila risponde con Origlio al 18esimo, tiro molto fiacco dal limite, controllato dal portiere di casa. Al 23esimo, fuga di Scipioni, il tiro a scavalcare il portiere, centra in pieno la traversa. L'Aquila prova l'attacco con azione manovrata, ma il colpo di testa di Del Pinto non è di quelli più pericolosi. Nella ripresa è ancora il Notaresco a creare maggiori pericoli. Il solito imprendibile Scipioni si fa accompagnare da Pietrantonio, che chiama all'intervento ancora Michelin. Al 27esimo però l'Aquila pareggia il conto dei legni con una traversa di Origlio. Il tiro deciso arriva dopo una respinta corta, ma la mira è imprecisa. Nei minuti finali, prima il Notaresco con Tringali, respinta di un difensore, botta dal limite ma palla a lato. E poi la risposta aquilana in un calcio piazzato di Costa Ferreira. Ne abbiamo visti di migliori, dal numero 7 rosso-blu. Alla fine del girone di andata il Notaresco è a metà graduatoria con 25 punti, mentre l'Aquila raggiunge quota 31 a meno 3 dal Campobasso capolista. Continuiamo a dare continuità ai nostri risultati, non abbiamo perso, arriviamo alla pausa comunque male che vada, perché dobbiamo aspettare la partita della Sammettese stasera, a meno 3, siamo tutti quanti là. Mi sembra un campionato comunque difficile, oggi il Campobasso andrà a pareggiare a Termoli, quindi qui ogni partita nasconde un'insidia, quindi noi la dobbiamo vedere in ottica sicuramente ottimistica e andare avanti. Poi è chiaro, dobbiamo cercare magari di migliorare, dobbiamo cercare ovviamente di dare ancora di più, però sicuramente è un risultato giusto che ci prendiamo e proseguiamo il nostro viaggio così. Secondo me il Notaresco è un'ottima squadra, disposta molto bene in campo, insidiosissima, e quindi diciamo che noi magari il primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più anche per abituarci al terreno del gioco, però indubbiamente va dato merito al Notaresco che poteva andare in vantaggio insomma con quella traversa. Nel secondo tempo noi abbiamo diciamo forse fatto una gara più equilibrata, abbiamo avuto noi l'occasione per poter sbloccare la partita, però dai, è giusto così, non possiamo insomma stare a recriminare su nulla, ecco. Per me Costa Ferreira ha fatto un buon esordio, consideriamo che è arrivato da pochissimi giorni ed è entrato in una partita indubbiamente complicata, quindi sono convinto che il ragazzo ci darà una mano importante. Per quanto riguarda il mercato, mancano ancora 2 giorni alla chiusura di quello di dicembre, poi avremo quello di gennaio, quindi come ho già detto in altre occasioni, i nomi non si fanno, però fino all'ultimo l'Aquila è vigile sul mercato, quindi potrebbero esserci novità come potrebbero non esserci. Chiaramente l'Aquila è partita con un certo tipo di ambizioni, non possiamo nasconderci. Lungo il cammino poi sono state fatte delle scelte da parte della società, io ero il coordinatore del settore giovanile, quindi ci mancherebbe, quindi ho un pochino visto tutta la storia, però in una posizione diversa. Non giudico quello che ovviamente è stato il recente passato, anche in chiave di mercato, tutto quanto, ci mancherebbe, io so solo che quando mi hanno chiamato mi sono messo a disposizione e stiamo facendo del tutto per assecondare le richieste del mister. Come posso giocare il campionato dell'Aquila? In un campionato difficile come questo, secondo me per il momento è un buon campionato, perché siamo lì, ce la stiamo giocando e è chiaro, dobbiamo essere bravi ora alla ripresa e alla pausa di mettere qualcosa in più che possa magari permetterci di sognare. Penso che abbiamo fatto un'ottima gara, logicamente non potevamo comandare il gioco per 90 minuti, questo non lo fa neanche il sito di Guardiola, anzi forse solo il sito di Guardiola, ma poche squadre poi dopo possono comandare il gioco per 90 minuti. Noi abbiamo fatto una gran bella partita, primo tempo secondo me meritavamo il vantaggio ampiamente, più di un'occasione, il secondo tempo abbiamo creato anche qualcosina, poi è normale che poi dopo l'intensità scende, l'Aquila non credo che abbia fatto tiri in porta tranne uno, se forse un presunto fallo lì su una pressione, però credo che l'Aquila abbia prodotto poco per poter portare a casa i 3 punti, noi invece credo che abbiamo prodotto abbastanza
La partita ci siamo giocati a viso aperto con grande intensità. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché mi hanno impressionato per la maturità in cui hanno condotto la gara. C'è stato un momento che abbiamo sofferto, ma sempre nel giusto, e quindi c'è un po' di rammarico perché secondo me meritavamo la vittoria. Proviamo in allenamento sia a destra che a sinistra. A destra siamo andati più volte dentro, ma è una situazione che proviamo anche a sinistra. Dobbiamo ancora migliorare tanto sotto alcune giocate, sotto alcuni aspetti, però ripeto, devo dire grazie ai ragazzi, abbiamo finito il girone d'andata a 25 punti, abbiamo fatto un buon lavoro, adesso da qui dobbiamo ancora migliorare tanto per cercare sempre di fare meglio. Colgo anche l'occasione per fare gli auguri a tutti quanti, e a tutta la tifoseria, alla società, ai ragazzi, a voi che lavorate sempre dietro le quinte, quindi un caro augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.